Sono due cose diverse perché intervengono su due aspetti diversi dell'immissione in servizio degli insegnanti. Partiamo dal reclutamento. Il reclutamento è ciò che attiene alle procedure di assunzione, quindi selezione, valutazione e immissione in ruolo. Si reclutano insegnanti perché ci sono posti vacanti che devono essere coperti. Ciò che serve per reclutare bene, per assumere bene, sono delle conoscenze nell'ambito delle politiche del lavoro. Questo è il reclutamento. Mentre invece la formazione si occupa della qualità delle competenze di chi deve assumere servizio come insegnante. È importantissimo che si abbia chiara la differenza, perché non si possono risolvere i problemi della formazione con le politiche che servono per il reclutamento, né si possono risolvere problemi, ad esempio, di disoccupazione o di occupazione con le politiche della formazione. Sono due aspetti molto vicini perché intervengono nel momento in cui l'insegnante deve entrare in servizio, ma chi se ne occupa deve avere ben chiara la differenza tra queste due cose. Qui è stato detto da qualcuno e ci auguriamo che il messaggio arrivi. La formazione degli insegnanti interviene in vari momenti, c'è la formazione iniziale e poi c'è la formazione in servizio. Okay. La formazione iniziale c'è discussione in quale momento debba intervenire. Ad esempio, ci sono degli studi recenti in questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni che hanno studiato quello che è avvenuto nella formazione dell'anno di prova. Questa è una formazione iniziale, quando si è nell'anno di prova si è già in inserimento. Quindi, sicuramente è una formazione che interviene nel primo anno di servizio, ma nella letteratura internazionale per Initial Teacher Education si intende la formazione che viene fatta per gli insegnanti prima che assumano servizio. Quindi nella formazione iniziale pre-servizio si ha il tirocinio, ad esempio, e il tirocinio non è assunzione di servizio, assunzione di responsabilità di una classe. È una situazione protetta in cui l'insegnante che sta apprendendo la sua professione viene accompagnato da figure esperte che lo fanno esercitare, lo fanno riflettere, discutono con lui, utilizzano gli apprendimenti che ha avuto in sede universitaria per prendere le misure della situazione e imparare come comportarsi quando avrà la responsabilità di una classe. Ciò che non va bene, secondo noi, ciò che non è funzionale alla qualità dell'educazione, è confondere questi due termini e dare la responsabilità di una classe a un docente che non abbia avuto una formazione iniziale strutturata e organica. Si dice, quando si parla di formazione iniziale degli insegnanti, che il luogo dove il professionista, così come per il medico, per l'architetto, spenderà le sue competenze è il contesto professionale. Il contesto professionale dell'insegnante è la scuola. E nello stesso tempo il contesto dove invece si effettuano gli studi e le ricerche è l'istruzione superiore, quella che si dice in termine così internazionale, e quindi l'università o le istituzioni AFAM per questo tipo di ambito. Ora, la collaborazione fra queste due entità sembra che, non so, un soggetto scuola con un soggetto università, come si fa a mettere in rete? Ecco, la collaborazione avviene attraverso le persone. Per far collaborare scuola e università nella formazione degli insegnanti serve che insegnanti della scuola siano coinvolti nei processi formativi di formazione iniziale che l'università come istituzione di istruzione superiore gestisce, per formare, così come forma architetti, medici, psicologi, ha la responsabilità appunto, di formare le loro competenze. Poi questa collaborazione diventa concreta quando nel tirocinio l'insegnante esperto che accompagna lo specializzando aspirante insegnante deve collaborare con gli insegnanti, i docenti universitari di didattica, di laboratorio o esso stesso è docente di laboratorio per
contaminare questi due campi, cioè far diventare il patrimonio e l'esperienza della scuola anche dominio e patrimonio dell'università e così anche l'ambito di ricerca dell'università un campo in cui la scuola è presente. Nei primi anni di questa esperienza di specializzazione gli insegnanti che circolavano all'università erano un pochino in un ambiente, si ricordavano la loro carriera di studenti. È diverso invece avere l'abitudine ad avere queste frequentazioni con insegnanti che calpestano i corridoi e le aule universitarie perché è naturale che ciò avvenga. E quindi sono le persone che rendono concreta la collaborazione fra scuola e università. Se non si coinvolgono le persone sarà sempre qualcosa di teorico che non prende forma e concretezza. Nella formazione iniziale degli insegnanti ci sono alcune aree, ambiti che sono definiti dall'esperienza e anche dalla cultura della formazione iniziale degli insegnanti. Uno è quello degli insegnamenti delle discipline antropo-psicopedagogiche, chiamiamole così, nell'ultimo conio linguistico è questo il termine, quelli delle didattiche disciplinari, quello dei laboratori di didattica disciplinare e quello del tirocinio. Allora, questi quattro ambiti che caratterizzano il percorso di formazione iniziale degli insegnanti sono tutti importanti, ma un ruolo fondamentale per saldare le conoscenze all'esperienza concreta di insegnamento è quello dei laboratori, dove vengono progettate alcune attività che poi devono essere realizzate in classe, e quello del tirocinio, dove queste attività progettate vengono sperimentate e poi da dove tornano ai laboratori per essere condivise e comprese da chi le ha realizzate e da lì ricavarne poi un comportamento professionale strutturato e stabile che diventa poi l'habitus professionale dell'insegnante.